Vabbè ragazzi, ma perché siamo sette? Perché se è arrabbiato. Beh, io non posso dire che è arrabbiato. Ha deciso di non venire, è uscito anche dal gruppo. È tutto chiaro. In quel momento in chat ho scritto, mi sa che la prossima puntata siamo in sette. E, la... e invece no. Ma arriva... Perché io ho trovato la soluzione. Iva. No, no. Che c'è la soluzione? Ho trovato la soluzione. Prego, entri, soluzione. Che? Ho portato mio papà. Bello, che bello! Mariano, eccolo! Salve a tutti! Salve a tutti! Salve! Ho portato questo albero da Bergamo apposta per... Vabbè, ma mettilo dritto così che non si vede. Mettilo sì, lo dritto, come lo faccio. Come fosse un Kalashnikov. Ma le palle, cioè, le palle dell'albero. Dopo. Guardarmi così, le palle dell'albero. Le palle, infatti. Mettiamo noi. Tra l'altro possiamo dire che in questo momento si realizza un momento da Guinness dei primati, nel senso che 3 su 8 si chiamano pagani. Cioè è vero, è vero. I pagani stanno prendendo possesso dello studio. Prego, grazie signor Ercole che ci ha portato l'albero, le famose fatiche di Ercole. Vabbè, lo volevano un po' in tanti. Vabbè, Prof. Boyce è fuori. Dei 4? Oh, io 4. 5? 10. 11. 20. Chi è che ha più soldi? 20 ha detto. Io li ho, 22. 5 26 30 31 40 Vabbè, sei veramente un schifo. Ma scusa, perché te lo devo fare penne gratis? Fammi capire. Cioè, mi hai fatto questa cosa, io non ho fatto raspadori, mi hai chiamato in ginocchio per non mettere raspadori e adesso mi rilanci. Dai, è una cosa veramente. Quindi rifacciamo, quanto stavamo? Credo che con 41 te lo porti a casa. 41, posso, dai. 41 e 1, 41 e 2, 41 e 3, ok? E sono un signore che potevo portartelo fino a 80, potevo portartelo. Ludovica, scusa il disturbo. C'è un tuo fan in collegamento, il vincitore del concorso Team Party, che ti aiuterà con la formazione. Perfetto. Attenzione. Ecco. Francesco, ciao, come stai? Ciao Francesco. Ciao, benissimo. Francesco, come mai con tutte e 8 le squadre hai scelto di fare per la Special One? Beh, ho visto che ha una grande squadra e quindi... È vero. Insomma, è molto più facile consigliare bene. Grazie. Francesco, partiamo dalla scelta, dalla madre delle scelte che dovrà fare Ludovica. Chi toglieresti a Riccardo Rossi? Çalhanoğlu, Nico Gonzalez o Morata? Direi che sono i tre più pericolosi. Ma direi Çalhanoğlu. Ma no, roba da pazzi, non va bene, Ivan. Siamo d'accordo. Non mi piace. Allora crolla la Çalhanoğlu Dance. Io che gli dico a Fabio Canino adesso, scusami. Allora disegniamo la formazione, prego. Raga, io tengo la formazione che avevo l'ultima volta. Faccio solo un cambio, dimmi se sei d'accordo. Al posto di Maggiore metto Sottil. Sì, ci può stare. Anche se in ballottaggio, però magari può entrare nel secondo tempo, esatto, e incidere però sul match. Quindi sì. Metto Maggiore come per un panchinaro. Ciao Francesco, grazie e complimenti per aver vinto Team Party. Continuaci a seguire. Fantallenatori. E ora fate l'albero di Natale. L'albero di Natale! Eccolo! Ho portato le palle! Eccolo! È arrivato che ho portato! Allora, attacchiamo le palline all'albero! Sì! Zazza! Zazza! Zazzuolo! Za,